Si accende il Natale a Napoli con l'avvio dell'illuminazione nel centro della città. Luci, colori, festoni luminosi hanno portato oggi il clima di festa per le strade e i negozi rimasti aperti in questa prima domenica di full immersion nello shopping natalizio. In piazza Trieste e Trento la cerimonia di accensione delle luminarie con il sindaco De Magistris e il presidente della Camera di Commercio Maurizio Maddaloni. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato in un momento difficile, una situazione economica molto dura, però insomma con poche risorse illuminiamo tutta la città e tutti i quartieri da oggi e così nei prossimi giorni con tantissime iniziative. Sono circa 500 le iniziative che abbiamo messo in campo dal Ponte dell'Immacolata sino alla Befana, quindi comunque sarà un Natale vivo a Napoli. Napoli è una città viva, una città bella, ricca, con tantissime iniziative. Questa è la forza culturale ed economica della nostra città. E con il weekend dell'Immacolata ha preso il via anche il ricco programma di eventi e iniziative che Comune e Camera di Commercio hanno organizzato in città fino al 6 gennaio. Presepi, mercatini, sfilate in maschera, l'invito quest'anno è a riscoprire il fascino di Napoli, città del Natale, nelle sue strade e nella sua antica tradizione. Speriamo che oggi col Ponte dell'Immacolata, come dire, chi c'è sopra e ci vuol bene, ci accompagni in un percorso natalizio sereno e di prosperità, con le tante iniziative di solidarietà turistiche e di varia natura, questa città possa trovare le ragioni del proprio riscatto anche attraverso una forza che viene immessa positiva a favore dei turisti e dei commercianti.